lo skipper della musica, avevo voglia di fare un viaggio non solo fatto di musica, ma avevo voglia di raccontare quelle che erano le sensazioni delle persone che vivono il mare, il sentimento di apertura o di chiusura, e avevo voglia di incontrare, scovare il mostro marino, il mio mostro marino che per me è la plastica, è l'inquinamento. Sono partito da Polignano, sono arrivato a Taranto, ho avuto anche dei problemi in mezzo al mare, ma sono arrivato. Durante questo percorso tanti amici, musicisti, artisti hanno contribuito attraverso la loro esperienza, a rendere autorevole ancora di più questo progetto e finalmente sono a casa. Nella tua Quali Taranto. sono le emozioni di una serata di questo tipo, con Ma questo scenario incredibile? avevo nella testa, tempo fa, quello di costruire un progetto che fosse fortemente basato sull'emozione. La barca galleggiante già ti dà tutto questo, questa sensazione. Stasera omaggiamo il mare, lo facciamo con artisti incredibili che in un modo o nell'altro, nel loro percorso artistico, hanno avuto tanto a che fare col mare. Quindi sono davvero tanto tanto contento. Non è stato facile assolutamente fare questa cosa quest'anno, ma la volontà era ancora più forte perché il senso di libertà che ti dà la barca, il mare e il porto, no? L'apertura che ci dà il porto. Pensate tempo fa che questo progetto nasceva perché in un momento in cui i porti erano completamente chiusi, mi sono detto adesso voglio provare a vedere se la gente del mare è veramente chiusa, se hanno voglia di chiudere. Invece il porto di per sé dà già un senso di apertura, di solidarietà. Il mare va rispettato e anche le persone che lo vivono. Questo Allora, per la progetto. Puglia ha un valore assoluto perché di fatto ho toccato i porti e le cittadine marine tra le più belle, non pugliesi, ma parliamo italiane e anche di più. Avevo voglia anche di fare un piccolo documentario proprio sul territorio pugliese. Sono affezionatissimo, come ti ho detto prima, alla mia terra e quindi mi piace l'idea che questa cosa sia nata qua e che abbia magari un futuro proprio qui.